vedremo subito gli schieramenti di Milan e Juventus. I rossoneri presentano Rossi in porta, Reitziger, Vjerkovod, Baresi e Maldini in difesa, Savicevic, Desai, Boban e Blomqvist a centrocampo, Simone e Dugarry in attacco. I bianconeri replicano con Peruzzi fra i pali, Porrini, Ferrara, Giuliano e Dimash in difesa, Di Livio, Tacchinardi, Zidane e Jugovic a centrocampo, Vieri e Boxic in attacco. E intanto la partita è cominciata. Il primo pallone che è toccato da Reitziger. In profondità, ma subito intercettato da Zidane che riparte. Il buon dribbling da parte del francese. E poi il pallone intercettato da Baresi, Desailly. In mezzo per Dugarry. Resta a centrocampo intanto Baresi. Largo per Savicevic che è il centrocampista di destra del Milan. Poi Dugarry. Largo in direzione di Simone. Cerca spazio per il cross, lo effettua. C'è stata forse anche una piccola deviazione di Dimash e comunque la presa è di Peruzzi. Questo calcio d'angolo quando siamo arrivati all'undicesimo minuto del primo tempo. Avanza anche Ferrara, la parabola rientrare e la respinta di Rossi. Poi Simone lascia il pallone lì pericolosamente, ancora un cross, Ferrara, il tiro, ma c'erano almeno due se non tre giocatori in offside. Adesso il servizio è per la testa di Dugarry, la respinta era di Porrini. Ancora Dugarry, si destreggia molto bene, profondità per Savicevic, il tiro, rimpallato, colpo di testa di Simone, la palla alta. Da qualche minuto, tutto sommato, la Juventus aveva allentato la morsa offensiva del Milan, aveva un attimino alleggerito la pressione, ma vedete, il Milan è sempre lì, è sempre pronto a replicare. Va via molto bene Vieri a giramento. Vieri ancora, trova spazio, il tiro, si allunga Rossi e il pallone che ha finito un paio di metri vicino al palo. Indubbiamente è migliorato tantissimo dal punto di vista della sicurezza Vieri nelle ultime settimane. Il morale compie anche questi prodigi e al di là della sicurezza proprio nei fondamentali. Ha un po' di spazio Di Livio. Taglia il campo dall'altra parte per Boxic, all'inseguimento della palla va anche Reitziger. Ingaggiano un duello in velocità, vedete, eccezionale in progressione Boxic. Zidane, Tacchinardi, Vieri. Dietro ancora direzione di Porrini. La solita apertura per Di Livio, affrontato da Blomqvist. Poi Porrini in mezzo, Vieri, punta all'uomo, il tiro e la respinta di Rossi. Poi il tiro ancora ed è gol. E c'è la rete realizzata dalla Juventus con Jugovic. Jugovic ha realizzato esattamente al 19esimo e rivediamo lo spunto magistrale di Vieri. Ha superato Baresi, la ribattuta di Rossi, è stato molto pronto Jugovic a realizzare questo gol che porta in vantaggio la Juventus. Inutile dirlo, un gol molto importante, soprattutto tenendo conto della pressione, direi straordinaria, del Milan dei primi 10 minuti. Poi pian pianino la Juventus ha preso le misure all'avversario, è venuta fuori e ha approfittato come al solito con grande opportunismo di questa occasione, naturalmente propiziata dall'ottimo assolo di Vieri. Ammucchiata a centrocampo, pallone riconquistato regolarmente secondo l'arbitro da Desailly. Reclama il pallone, non lo riceve Simone, c'è un lancio per la testa di Dugarry, è una grande parata di Peruzzi. Splendido colpo di testa di Dugarry, tra l'altro non da distanza ravvicinata, e altrettanto splendida parata di Peruzzi che rivediamo. Vedete, addirittura da fuori area Dugarry, formidabile alla conclusione, e se non avesse trovato un grande portiere sicuramente il pallone si sarebbe insaccato all'incrocio dei pali. Desailly nell'occasione precedente è scivolato al momento del cross, nonostante questo ne è venuto fuori un ottimo traversone. Guardate quanto gira questo pallone carico d'effetto colpito di testa da Dugarry. Christophe Dugarry, attaccante francese di 25 anni, ex Bordeaux, chiede palla a Savicevic, si accentra. La respinta ottima da parte di Ferrara. Ancora Savicevic, splendido passaggio per Blomqvist. Prova il traversone, in mezzo la conclusione che è stata dei giocatori del Milan. Esattamente con ancora una volta Simone e la presa di Peruzzi. Rivediamo, taglia tutta l'area questo cross. Simone evidentemente non si aspettava la palla, non sapeva se stoppare o concludere, comunque è riuscito a concludere molto pericolosamente verso la porta. C'è anche in barriera, avete visto, Vieri. Il tiro e la palla che è finita di poco sopra l'incrocio dei pali. Un tiro che dovrebbe essere stato di Simone, rivediamo.
E la battuta esattamente è di Boban. Mi correggo, di Boban, che d'altro canto è proprio uno specialista di questi calci di punizione. Vedete il tiro, la parabola rientrare e c'è la deviazione di Peruzzi. Jugovic, il suo tiro, una deviazione, Boxic, attenzione, c'è un tocco, un aggancio da parte di Maldini. Vediamo se precedentemente c'era un fuorigioco. L'arbitro si sta consultando con il guardalinee e c'è calcio di rigore. Mi pare proprio che l'arbitro abbia concesso il calcio di rigore per l'intervento da dietro di Maldini su Boxic. Zidane contro Rossi. La grande attesa, la grande emozione. Vediamo Zidane, tiro, tocca la palla Rossi, vedete la sua rabbia e c'è gol. La rete da parte di Zidane al 32esimo minuto. Juventus in vantaggio per 2-0. Rivediamo, indubbiamente Rossi poco fortunato in questo episodio. Due gol stranieri per la Juventus, due gol dei suoi centrocampisti. Quest'ultimo, ripetiamo, propiziato da un calcio di rigore. C'era stato un atterramento da parte di Maldini su Boxic. Siamo arrivati al 38esimo minuto, quasi 39esimo del primo tempo. Dunque Juventus 2, Milan 0 a Milano. 19esimo Jugovic, 32esimo Zidane sul calcio di rigore. Borrini dietro per Ferrara. Colpo di testa di Dugarry. Ci prova Boban. Intanto si tiene largo Simone. Boban, tiro di sinistro e il pallone che finisce di un 3 metri a lato. Reitziger. Limite dell'area, Simone cerca di girarsi, tre giocatori su di lui, Simone ancora, Savicevic, l'uscita, Savicevic, il pallone che resta lì, incredibile occasione per il Milan, incredibile occasione in mischia, c'è una protesta di Savicevic che chiede all'arbitro anche il calcio di rigore. Tutto questo al 42esimo minuto, adesso siamo molto curiosi di vedere quello che è successo in precedenza. Simone, Savicevic, probabilmente sì, almeno in tre circostanze è stato toccato dagli avversari, forse nelle prime due i contatti potevano essere fallosi. 44esimo minuto, 53 secondi del primo tempo, il pallone fra le mani di Maldini. Dugarry, riparte Ferrara, poi il rilancio di Dilivio, vedete tre minuti di recupero per questo primo tempo. Jugovic ancora davanti, troppo lungo per Zidane, ed era una buona occasione per la Juventus se Jugovic avesse potuto dosare meglio questo lancio. D'esterno Maldini per Blomqvist, poi un lancio per Simone, la respinta di Ferrara. Ancora in Milan, Boban viene agganciato da dietro da Tacchinardi. La barriera formata da 3, 4, 5 giocatori della Juventus si stacca di Livio. Vediamo, Boban, il tiro, niente da fare, pallone alto. E dovrebbe essere, credo, proprio l'ultima conclusione del primo tempo. Vedremo se sarà d'accordo anche il direttore di gara, Braschi di Prato, coadiuvato da Mazzei e Valdi, infatti è così. Intanto è cominciata la ripresa. E vedremo se ci saranno dei cambiamenti al di là di quello già annunciato del primo tempo, e cioè Amoruso al posto di Boxic. Maldini ha superato Zidane, Maldini poi fermato però da Porrini. Il lancio in avanti per Vieri, la respinta di testa di Vierkovod. Amoruso, tre giocatori su di lui, libera molto bene Zidane. La possibilità di accentrarsi, il tiro e il gol. Ancora una volta il gol realizzato da Jugovic. Era Jugovic che si era trovato in condizione di libertà, aveva raccolto, aveva fintato di accentrarsi, vedete, in realtà aveva mirato l'angolino, e Jugovic ha realizzato ancora una volta in questa partita al quinto minuto del secondo tempo. E a questo punto crediamo proprio, poi naturalmente il calcio regala mille sorprese, ma pensiamo che questa rete possa veramente tagliare le gambe al Milan e chissà, probabilmente anche tagliare le gambe al campionato. Ripetiamo, c'era grandissima attesa per l'incontro, soprattutto alla luce di quanto aveva fatto il Parma contro la Sampdoria.
La classifica, prima dell'inizio di questo incontro, era incoraggiante per il Parma. Juventus a 49, Parma a 3 punti, a quota 46. Ma tutto dipendeva naturalmente dal successo o meno della Juventus. E la Juventus ha risposto sul campo 3-0 contro il Milan, pensate, dopo appena 5 minuti del secondo tempo. Veramente una grande impresa. Savicevic. Adesso posizione centrale fermato da Zidane, ancora una volta fermato nel suo tentativo di dribbling. Sempre Zidane. E spazza via il pallone, non so se sia finito, probabilmente infortunato qualche giocatore. Vediamo che Zidane si tocca le gambe, però non è claudicante, ha molto semplicemente sbagliato un lancio. Sono cose che capitano, ma questa sera lo ha fatto talmente di rado che naturalmente ci si stupisce quando accade. Qui per tanti anni, ma naturalmente ci riferiamo agli anni 50 fino proprio al principio, appena al principio degli anni 60, c'è stato un giocatore che ha dato letteralmente spettacolo a livello di precisione di passaggi. A parte Rivera, prima ancora di Rivera, Nils Liedholm. E Nils Liedholm ricevette un applauso collettivo dello stadio di Milano la prima volta che dopo una serie innumerevoli di partite sbagliò un passaggio. Perché evidentemente si era interrotta la serie di un giocatore assolutamente robotizzato nella sua precisione. Savicevic cerca di andare via Dimas, poi Desailly, ancora un lancio lungo, il pallone che scavalca i giocatori, ecco la grande occasione mancata dal Milan. Prima Simone, poi Boban. Boban che si era venuto a trovare in posizione centrale, in pratica solo davanti a Peruzzi. Rivediamo. Il colpo di testa che scavalca Porrini, aveva l'occasione del tiro al volo di sinistro Boban. In questi casi nulla toglie dalla testa che logicamente l'aspetto psicologico possa essere determinante nel concludere male come in questo caso. Vediamo Boban, punta l'uomo, cerca la linea di fondo. Effettuato il traversone, colpo di testa di Baggio e il pallone è vicino al palo. Boban. Baggio centra avanti, complimenti tra l'altro dei compagni mentre vanno in onda questi replay. Almeno abbiamo visto una conclusione a rete e c'è stata la deviazione di Peruzzi. Peruzzi ancora una volta ha salvato la porta, forse sarebbe entrato quel pallone. Parabola a rientrare, ancora la mano di Peruzzi e poi si salva in tuffo. Porrini, Tacchinardi, tentativo di triangolo largo, Vieri a pescare ancora una volta molto bene Jugovic. Jugovic cerca spazio per il tiro, però si raggruppano bene i giocatori del Milan. Tacchinardi, ancora un pallonetto, posizione regolare, gol! Sembrava fuorigioco, invece no, non è scattato la trappola del fuorigioco ed è ancora il grande momento di Christian Vieri. Eccolo qua, l'uscita da parte di Rossi. Gli tocca il pallone, ma il gol è di Vieri, una rete segnata al 26esimo minuto del secondo tempo. E devo dire veramente che il vantaggio della Juventus sta assumendo proporzioni impensate. Per il 23enne attaccante della Juventus erano 6 complessivi stagionali prima di questa partita i gol, 3 in campionato, 1 in Coppa Italia e 2 in Coppa dei Campioni. Adesso Vieri sale a quota 4 in campionato. Vediamo Vieri. Amoruso è rimasto in mezzo, il tiro di Vieri lo rivediamo ancora, partito in posizione regolare e il gol. 2 reti subite nel primo tempo, 2 reti al passivo nella ripresa e siamo a Juventus 4 Milan 0. E adesso naturalmente gli amanti delle statistiche andranno a sbizzarrirsi con gli annali a vedere quando si erano verificate vittorie esterne di questo genere da parte della Juventus. Noi ne ricordiamo una simile, ad esempio, era capitato nel campionato 71-72, allora giocavano in avanti Bettega e Anastasi, la partita finì per 4-1, ma almeno in quell'occasione, e vediamo se il Milan ci riesce questa sera, segnò il gol della bandiera in Milan. Porrini, Ferrara per Tacchinardi, quindi Di Livio, ancora in grado di sprintare, vedete Di Livio e siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Jugovic, l'aggancio al limite dell'area, il tiro, la respinta di Rossi e c'è ancora gol da parte di Amoruso. È a questo punto veramente un risultato incredibile. Rete di Amoruso al 28esimo minuto, la soddisfazione per gli attaccanti più giovani della Juventus di segnare nel giro in pratica di 3 minuti. Amoruso gol dopo la rete di Vieri al 26esimo.
E avete visto sulla destra dei teleschermi la disperazione di Baresi. Tanto per cambiare, è stato molto bravo Jugovic con il suo tiro. La respinta corta di Rossi, un po' come era successo in occasione del primo gol sul tiro di Vieri, e poi la rete del 5-0. Ripetiamo, grande soddisfazione per Nicola Amoruso, che segna il suo 6° gol stagionale. 2 in campionato, 1 in Coppa Italia, 2 in Coppa dei Campioni, 1 in Supercoppa. Giocatore costretto a scendere in campo soltanto per spezzoni di partita, uno di quelli come Padovano che entrano subito in partita. Tanti gol nell'Andria, tanti nel Padova, in occasione della retrocessione del Padova l'anno scorso, addirittura 14 in Serie A. E adesso naturalmente lo stadio è tutto bianco-nero e possiamo immaginare quello che è lo stato d'animo dei tifosi del Milan, ma c'è intanto questa sgroppata di Boban. Un doppio dribbling, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Dugarry e ci mette ancora una volta la pezza Peruzzi. E indubbiamente, se il Milan, se la Juventus è in testa alla classifica, una larga parte del merito va non soltanto alla difesa, al centrocampo, all'attacco, allo staff tecnico, allo staff medico, ma a questo portiere che sta conoscendo una stagione veramente formidabile. Eccolo qua, il gol del Milan. La rete del Milan, il 5-1 al 31esimo, dovrebbe essere stato Marco Simone a realizzare. E infatti è proprio Simone, mi arriva la conferma, Simone, mentre rivediamo. Calcio d'angolo battuto da Baggio. La parabola. Vede, si sta avventando sul pallone Simone, è splendido gol, magnifico gol di Simone al volo, angolatissimo. E in pratica, ironia della sorte, certo sarà una magra consolazione per i tifosi del Milan. Tanto c'è uno stop da parte di Amoruso. Vedete la destrezza di palleggio di questo giovane attaccante, il lancio. Vieri che prende d'infilata Baresi, tiro e gol. Condizione straordinaria da parte di Vieri e ancora la rete. E non si contano più veramente le reti della Juventus, il punteggio diventa tennistico. Vedete Vieri. Come in occasione del primo gol, quando poi realizzò Jugovic, ha superato in velocità Baresi. E naturalmente è chiaro, in questi casi non possono che venire fuori le differenze anagrafiche fra i due giocatori. Vieri, un giocatore di 23 anni, dall'altra parte c'è un Baresi che non può essere eterno, sta facendo persino troppo, un giocatore che compie a maggio 37 anni. Rivediamo ancora Vieri. E riesce a bissare la prodezza di questa partita, quella del 26esimo, e segnare in pratica 10 minuti più tardi. Di Livio, Pessotto, Tacchinardi, ancora Pessotto e poi in mezzo per Ferrara. E adesso naturalmente è soltanto Medina, questo disimpegno dei giocatori della Juventus. Attenzione al cronometro, siamo quasi al 90esimo. La grande delusione naturalmente dello stadio Meazza, della San Siro rossonera, con 2 minuti di recupero. La delusione di quasi 80.000 spettatori con un incasso di 3 miliardi e 400 milioni. Amoruso dietro per Dimash, Tacchinardi. E adesso siamo al 47esimo. Fischietto fra le labbra dell'arbitro, credo che abbia deciso di anticipare i tempi, infatti è così. La partita finisce. Risultato veramente d'altri tempi per le proporzioni. Guardate, Milan 1, Milan che giocava in casa, Juventus 6. Ed è probabilmente, può essere, diciamo naturalmente nel calcio ci sta tutto, può essere il risultato che dà una grossa botta al campionato, che può garantire, ipotecare in maniera serissima lo scudetto per la Juventus.